Eccola, un bel caffè per cominciare bene la giornata. Bussano a quest'ora del mattino, chi sarà mai? Andiamo a vedere. Sindaco, la prego, mi aiuti! Allora, innanzitutto si saluta. Buongiorno. 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 Cavolo vuoi? Sindaco, uno stupido imbecille mi ha rubato tutti i soldi dal conto! Come ti ha rubato i soldi dal conto? Cavolo hai fatto? Mi è arrivato un messaggino della banca, io ho risposto e poi tutti i soldi sono spariti! Nel messaggino ti chiamavano per nome? No. C'era il tuo numero cliente? No. E ti hanno chiesto la password o il PIN? Sì. Ma sei un boomer, Stego. Sono quei messaggini che mandano a tutti per fregare la gente. Ma... la banca non ti chiede mai la password, Santa Polenta. Quanto avevi nel conto? 10 euro. Ecco, tieni, ma investi nel 50% in buoni fruttiferi. Cosa sono i buoni fruttiferi? Banana, pesca, la frutta buona, insomma. Ok, grazie, sindaco. Ciao. Allora, che ne dici di accendere la serata? Ho preso tutti gli ingredienti per fare il frico. Sindaco, la prego, mi aiuti! Ma che palle, Stego, chi cavolo ti ha dato le chiavi per entrare? Era aperto. Ah già, a Lignano non girano più i ladri. Mi aiuti, sindaco, mi hanno rubato di nuovo tutti i soldi dal conto. Maledetti ladri in smart working. Hai di nuovo risposto ai messaggini? Ma che, non sono mica stupido, ho capito che sono una truffa. E cosa è successo? Ho risposto a una mail. Ti chiamavano per nome? No. C'era il tuo numero cliente? No. Ti hanno chiesto la password o il PIN? Sì, però sembrava vera, c'era tutta la grafica della banca. Ma son buono anche io a mettere la grafica, basta fare un copia e incolla del codice PHP. Ma l'indirizzo era vero? Ma basta andare su Telnet a modificare il leader della mail, anche un ministro dell'istruzione saprebbe farlo. Ma... senti, tieni altri 10 euro e non dare più la password ai messaggini e alle mail. Agli ordini, mio re misericordioso, le garantisco che non mi farò mai più truffare, ma proprio mai, mai più. Pronto? Sì, ecco, salve, ecco, siamo quelli della banca Soldis. Lei è il signor Sandro Stego? Sono io, wow, sapete il mio nome e la mia banca, questo mi rassicura. Ovvio, conosciamo bene i clienti della sua banca, che siamo noi. Niente, la chiamavamo per dirle che... c'è stato, ecco, un disastro, un casino qua con la sicurezza della banca. Oh, no. No, no, ma non si preoccupi, stiamo sistemando tutto. Meno male. Sì, ecco, ecco, ci servirebbe, come dire... solo la sua password per, come dire... sistemare, ecco, le cose. La password? Esatto, sì, per andare in regola con la porta wireless del firewall. Ah, certo, la porta wireless del firewall, ovviamente. Allora, la mia password è... Fermo! Sindaco! Ho dovuto farlo, Stego, stavi per cadere per la terza volta nella truffa. Ma non era una mail, era una persona vera che mi... Quale parte della banca non chiede mai la password, non hai capito? Ma la sicurezza! Sei un caso disperato, come direbbero in Inghilterra, un desperate housewife. Ma il firewall! Se proprio hai dubbi, chiama tu la banca e non dare mai codice o password a nessuno, capito? Ma il mio telefono! Mai dare codice o password a nessuno! Ok. Vieni, ti offro uno spritz mezzo e mezzo. Stupido truffatore. A quest'ora si starà facendo la bella vita con tutti i soldi che mi ha rubato. Buongiorno, vorrei 200 goleador. Pago con la carta. Pronto? Sì, ecco, pronto, salve. Ecco, parlo con un povero. Come fa a sapere che non ritengo di essere ricco? L'ho capito dalla sua voce, al timbro di una persona ambiziosa che vuole diventare ricca. Sono proprio io. È il suo giorno fortunato, senta qua. Ha mai sentito parlare di Forex e investimenti sui mercati finanziari? No, mai. Allora è la persona giusta che fa per noi.